pressione fiscale al 41,2% nel terzo trimestre 2023, in calo dello 0,2 rispetto al terzo trimestre del 2022. Questa è l'analisi dell'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Il reddito disponibile delle famiglie segna un più 1,8% sul trimestre precedente e i consumi aumentano dell'1,2%. Stimata al 6,9%, la propensione al risparmio segna più 0,6% sul secondo trimestre e il potere d'acquisto più 1,3% a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,50%. Il deficit in rapporto al PIL migliora e cala al meno 5%.